Puoi anche aspettare 9:35 se vuoi, giusto per se c'è qualcuno che è un po' in ritardo. Buonasera a tutti, io sono Diana Santi, la direttrice del campus di Firenze della New York Film Academy. Sono molto lieta di essere qui stasera insieme al Bright Festival, con cui collaboriamo ormai da un paio d'anni. È un festival eccezionale che veramente pone l'attenzione sui giovani e sul loro futuro. Stasera è una serata molto speciale perché posso presentarvi uno dei nostri migliori studenti che ha avuto un grande successo all'estero, Francesco Panzieri. Francesco è un ragazzo di Pescara. Io me lo ricordo tanti anni fa quando gironzolava per i corridoi della New York Film Academy di New York. E Francesco è un ragazzo che è riuscito veramente a comprendere e fare suoi i valori della New York Film Academy. La New York Film Academy si basa su un metodo molto semplice e anche molto importante, che è learn by doing, quindi imparare facendo. E quello che noi cerchiamo di fare è proprio dare gli strumenti ai ragazzi per poi potersi affacciare nel mondo del lavoro. Nel caso di Francesco, direi che li ha assorbiti benissimo perché appena ha finito la scuola ha trovato subito da lavorare in quel sogno hollywoodiano che molti ragazzi hanno. Però una cosa importante ci tengo a dirla. La caratteristica che più mi ha colpito di Francesco, sin da quando era un ragazzo molto giovane, appunto, era la sua gentilezza, la sua genuinità, che poi si è rivelata probabilmente essere una delle sue doti che le ha portato al successo, oltre agli skills sicuramente tecnici che avevo. E questo è un po' il messaggio che tengo a dare un po' a tutti voi che siete collegati. È molto importante studiare per diventare chi si vuole essere nella vita, però è anche molto importante ricordarsi che non si è mai soli, che la gentilezza e che la disponibilità sono doti importanti che pagano sempre. E Francesco adesso ci racconterà la sua di storia, che secondo me di queste caratteristiche ha fatto una forza, perché è un ragazzo straordinario. Francesco, ci sei? Assolutamente, sono qui. Grazie mille Diana, Ciao. grazie per la gentile introduzione e grazie al Bright Festival per invitarmi a condividere la mia storia. Oggi vi narrerò del viaggio che mi ha portato ad inseguire una passione nata in Italia, che si è trasformata in professione negli Stati Uniti. La mia storia credo sia davvero un American Dream a tutti gli effetti e spero che sia di vostro gradimento e che possa dar coraggio e motivazione a chi voglia intraprendere un viaggio del genere. Sono nato a Pescara nel 1985 e già dall'inizio dei miei primi anni ho avuto l'opportunità di poter essere introdotto all'uso del computer. Questo perché mio padre negli anni 80 fu uno dei primi dottori pescaresi a spingersi nell'utilizzo del computer come sistema di gestione pazienti. Suo fratello, mio zio Sandro, essendo consulente informatico, programma in MS-DOS un apposito software per mio padre che gli consentirà per i successivi 15-20 anni di poter gestire il database di tutti i suoi pazienti e soprattutto di poter stampare ricette personalizzate
senza doverle scrivere manualmente. Per un dottore che alcune volte arriva a rilasciare 100 ricette in un solo giorno è un sistema molto importante considerati quei tempi. Ogni volta che posso salutare mio padre al suo ambulatorio, gli rubo la sedia e mi metto a giocare al suo computer, spingendolo all'insegnarmene pian piano l'uso e costringendolo a tornare a casa tardi perché non gli permetto più di lavorare. Nel 1989, quando ho 4 anni, vado per la prima volta nella mia vita al cinema a vedere Ghostbusters 2, un film carico di effetti speciali che non solo mi fa appassionare a quel franchise, ma stimola inoltre la mia curiosità e che mi porta a voler vedere più film e ad avvicinarmi al mondo del cinema. Nei primi anni 90, inoltre, mi appassiono molto a serie televisive che danno sui canali italiani. Sono tutte serie americane, guarda caso, molte girate nel posto che adesso chiamo casa, e questo continua a far crescere questa passione e ammirazione verso non solo lo show business americano, ma anche verso ogni cosa made in USA. Per esempio, ogni volta che con mio padre andiamo a Roma, la prima cosa che chiedo è: possiamo andare a mangiare a McDonald's? Questo perché assaporare un cheeseburger e ricevere un giocattolo tramite l'Happy Meal mi fa quasi sentire più vicino a quel mondo per il quale mi sto appassionando sempre di più. A quel tempo Roma aveva solamente uno o due McDonald's, di conseguenza era quasi un'esperienza trascendentale andare a Piazza di Spagna, a vedere la facciata in marmo di questo McDonald's con la lettera M in bronzo, a scendere le scale mentre sei costeggiato da statue per arrivare in questo tempio sotterraneo con archi e colonne e annusare le patatine fritte in cottura. Era quasi come andare in America. Nel 1993 mi viene regalato il mio primo computer, un 386 che mio padre mi costruisce perché forse stufo del fatto che ero sempre seduto di fronte al suo di computer. Immediatamente inizio a prendere dimestichezza con il mio primo vero sistema informatico, sia in DOS che in Windows 3.1. Il fatto di essere figlio unico di genitori divorziati mi regala un'enorme quantità di tempo da dedicare a me stesso, per imparare nuove cose quando voglio, senza la preoccupazione di dover svegliare qualcuno. Lo utilizzo molto per divertirmi con i videogames di quel tempo, come Wolfenstein 3D, Doom, Lemmings, Prince of Persia. E il semplice fatto che un computer possa riprodurre musica e voci con le prime schede audio di quel tempo, che vanno oltre i suoni 8 bit, inizia ad accendermi questa piccola scintilla nella testa che continua a spingermi sempre più vicino all'uso del computer come uno strumento multimediale. Questi sono gli anni in cui scopro inoltre la trilogia di Guerre Stellari, alla quale mi appassiono infinitamente. Gli effetti speciali di Guerre Stellari mi mandano completamente in estasi e mi interesso sempre più nel voler sapere come sono stati fatti. Quelli sono gli anni in cui internet è solamente disponibile nelle aziende a causa dei costi elevati ed è lentissimo. Google ancora non esiste, mi fa sentire un po' vecchio dire certe cose. Di conseguenza non ho l'opportunità di imparare certi concetti se non comprando riviste di film, computer e arti digitali e guardando documentari che passano in TV in tardissima serata. Guerre Stellari rimane e rimarrà un pensiero fisso per anni e mi impongo di dover provare ad imparare come è stato realizzato al meglio delle mie possibilità. Allo stesso tempo, la LucasArts, divisione di videogames della Lucasfilm, la compagnia di George Lucas alla quale fanno capo tutte le altre divisioni di effetti visivi, animazione e produzione, rilascia avventure grafiche basate sui propri franchise cinematografici, come Star Wars Rebel Assault, Indiana Jones e il fatto di Atlantide, ma anche creazioni originali come Day of the Tentacle e Monkey Island. Con l'inconsapevolezza di un bambino di 10 anni posso assaporare questo momento magico in cui cinema, videogames e computer continuano a stringersi più vicino tra di loro, ma ancora non riesco a focalizzare e a sintetizzare la verissima e rapidissima trasformazione dell'intrattenimento e dell'informatica che sta avvenendo nel mondo in cui vivo. Microsoft pubblica in quegli anni un software dedicato alla creazione di piccoli film che si chiama 3D Movie Maker. È una versione primordiale, economica e molto amatoriale di quello che oggi è un pacchetto di animazione 3D per professionisti, come Autodesk Maya o 3D Studio Max. Io e i miei amici iniziamo a creare ogni tipo di cortometraggio con questo 3D Movie Maker e i risultati sono quanto più esilaranti e ridicoli. Ma l'uso di software del genere continua a spingermi a cavalcare quest'onda digitale che continua a crescere e sembra ormai non fermarsi più.
La tecnologia è un punto in cui mi permette di animare un personaggio digitale sul mio computer con delle animazioni preprogrammate da Microsoft, registrare la mia voce come file digitale tramite un microfono collegato allo stesso computer e assegnare quella mia voce digitale al personaggio da me creato. Vi lascio immaginare i risultati. Parallelamente a tutto ciò, la mia passione per il cinema continua a crescere a dismisura. Sono gli anni d'oro in cui escono Terminator 2, Il giorno del giudizio, Jurassic Park, Independence Day, Titanic, tutti i film che vincono l'Oscar per i migliori effetti visivi. Questi film hanno in comune il fatto di essere girati su pellicola 35 mm, ma di contenere dei veri effetti visivi digitali invece che fotochimici come in passato. Il computer inizia quindi a diventare un elemento attivo nella scena cinematografica, nello storytelling, ed è solo l'inizio. Io di conseguenza consumo tutte le cassette VHS per quante volte vedo e rivedo certi film e continuo ad essere assetato di conoscenza, voglio saperne il più possibile. Inizio allora a memorizzare i nomi dei pionieri degli effetti visivi di quei film tramite la lista dei credits alla fine di ogni titolo. Tutti importanti professionisti del settore, molti dei quali ho finalmente conosciuto una volta trasferitomi negli States e alcuni con i quali ho addirittura anche avuto l'onore di lavorare finora. Questo va a dimostrare anche quanto siano importanti i credits alla fine di ogni film. Bisogna sempre fermarsi a omaggiare ogni persona che lavora su una pellicola, dal regista fino agli autisti. E in più i credits sono una fonte di conoscenza enorme perché svelano ogni minimo ruolo necessario alla realizzazione di ogni storia. Qui per esempio vedete Dennis Muren, che è un vincitore di 6 premi Oscar per gli effetti visivi, tra cui Guerre Stellari, Indiana Jones, E.T. l'extraterrestre, per il quale ha vinto l'Oscar assieme al nostro connazionale Carlo Rambaldi. Dennis è tuttora l'unico nel settore degli effetti visivi ad avere una stella sulla Hollywood Walk of Fame. All'età di 10 anni, mio padre mi porta in America per la prima volta, in Florida per la precisione. Visitiamo Miami, Orlando, tutti i parchi di divertimento, tra cui Universal Studios, Disney World, MGM Studios. Inoltre guidiamo per intero il ponte delle 7 miglia che ci porta a Key West. E io rimango fulminato da tutto quello che vedo e vivo. È un viaggio che rimane e rimarrà per sempre impresso nella mia memoria per il tipo di intrattenimento che vengo a conoscere in quei posti, così come la bellezza di certi panorami tropicali mai visti prima. Back in Italy, finalmente, la connessione internet arriva dentro le abitazioni e, seppure a 56K, ho da quel momento accesso, al mondo fuori dalla piccola città di Pescara. Inizio ad imparare di più sugli effetti visivi ed inizio ad avventurarmi nella gestione dei file video, delle compressioni, delle estensioni e via dicendo. Ho 13 anni e costruisco il mio primo computer, pezzo per pezzo, e la mia testardaggine mi aiuta ad imparare molto dal punto di vista software e hardware e a risolvere ogni problema, piccolo o grande che sia, che viene a crearsi sia sul mio computer che su quello dei miei amici e parenti. Volente o nolente, divento la persona da chiamare ogni volta che c'è bisogno di un fix su un computer. Sono praticamente un idraulico digitale per me e per i miei amici e parenti. A cavallo del 2000, il computer diventa la periferica per riprodurre film e per leggere notizie sportive, per divertirmi con videogames sempre più fotorealistici e realistici e per fare shopping online su eBay, per stampare inviti di compleanno, per copiare CD musicali, per fare ricerche scolastiche e per scrivere e leggere emails. Qui, per esempio, vedete questo video che ho chiamato The Sims, che è il primo simulatore di vita reale, dove praticamente i personaggi nel videogioco reagiscono a seconda delle situazioni nelle quali li metti. Quindi, se per esempio gli porti una moglie dentro casa, oppure se per esempio gli costruisci i muri troppo piccoli, si arrabbiano, cose di questo tipo, ed è molto divertente, no? Allo stesso tempo George Lucas inizia a rilasciare la nuova trilogia di Guerre Stellari, escono i 3 film del Signore degli Anelli, e il settore del cinema inizia a girare film su cineprese digitali, invece che su macchine da presa a pellicola 35 mm. In parole molto povere,
Un film girato in digitale e ora completamente manipolabile tramite computer dall'inizio alla fine. Montaggio video, effetti visivi e animazione 3D. Montaggio audio, effetti audio, conformazioni finali. Sono tutti processi che ora possono essere eseguibili tramite computer. E le due strade che prima si costeggiavano, computer e film, ora si uniscono e diventano un'unica ed enorme autostrada piena di opportunità e di possibilità. Ultimate le scuole superiori, nel 2004 arriva il momento di scegliere il mio step successivo, ovvero quell'ultimo gradino che poi mi porterà ad approcciare il mondo lavorativo. Una cosa che ho imparato abbastanza bene alle scuole superiori è che, pragmatico come sono, detesto studiare qualcosa che non reputo di mio gradimento, che non ritengo strumentale per il mio futuro. Sono inoltre una persona che ama lavorare con le mani, con gli occhi, con la testa, che preferisce essere attivo e coinvolto. E non mi va a genio il leggere qualcosa e ripeterla a memoria. Preferisco la felicità nel fare qualcosa invece che nel dire qualcosa. In luce del fatto che sono un fan dell'informatica e mi piace molto costruire computers e perdermi in cose digitali, decido allora di iscrivermi alla facoltà di ingegneria informatica presso l'Università dell'Aquila, pensando di trovare uno sbocco professionale in quella disciplina. Sottovaluto in maniera clamorosa un piccolo particolare, però non sono un fan della matematica per dirla in maniera elegante. E così spreco un intero anno accademico senza passare neanche un esame. Ancora oggi non ne sono fiero, credo però che tutto succeda per una ragione nella vita. E così nelle ultime settimane di corso sento parlare di una scuola di film proprio all'Aquila. Dopo aver fatto delle ricerche, vengo a scoprire di un'accademia per le arti e le scienze dell'immagine, fondata dal leggendario direttore della fotografia Vittorio Storaro e da Gabriele Rucci. Leggo i nomi di professori del calibro di Dante Ferretti che insegnano lì e, fan del cinema quale sono, senza pensarci due volte, lascio la facoltà di ingegneria e inoltro la domanda di iscrizione all'Accademia. Vengo fortunatamente accettato e inizio il mio triennio di studi all'Accademia. Già dal primo giorno sento di essere finalmente nel posto giusto. Ci sono moviole, cineprese, attrezzature cinematografiche dappertutto. Respiro celluloide e parlo lo stesso linguaggio di tanti appassionati che sono lì come me. Grazie a questa esperienza non solo imparo l'ABC del cinema da professionisti del settore, ma l'opportunità di conoscere leggende come Francesco Rosi ed Ennio Morricone, il quale mi firma un libro con dedica a mio padre, che è cresciuto con i film di Sergio Leone ancora prima che nascessi io. Ho la fortuna di conoscere Alessandro Bencivenni, lo sceneggiatore di molti film di Fantozzi, che ci insegna sceneggiatura appunto per 3 anni, e poi Luciano Tovoli, rinomato direttore della fotografia, che se non sbaglio è anche stato ospite del Bright Festival. Riesco ad attendere il Festival del Cinema di Venezia e di Roma per 2 volte grazie alla sponsorship dell'Accademia. Ho inoltre la fantastica opportunità di conoscere il presidente della Lucas Digital di quel tempo, Jim Morris, il quale viene all'Aquila per fare una masterclass all'Accademia. Considero questo uno dei primi turning point della mia vita, perché sapere di qualcuno che è il braccio destro di George Lucas, che lavora in quel mondo del quale sono innamorato, che ha collaborato a film del calibro dell'Abisso, Jurassic Park, Terminator 2, e che si scomoda nel lasciare la California per venire a portare la sua conoscenza ed esperienza in quella stessa piccola regione dove vivo, è sicuramente una ragione di grande stimolazione e motivazione per me. Jim sarà il presidente della Lucas Digital fino al 2005, per poi approdare alla Pixar, di cui è tuttora presidente. In ogni caso, questo episodio inizia a muovere nella mia testa un meccanismo che quasi mi sprovincializza, perché mi inizia a far intravedere una possibilità che, se una persona di quel calibro ha interesse nel venire in Abruzzo, quasi certamente c'è qualche possibilità, seppur remota, che qualcosa di simile possa succedere in senso opposto per me. Di conseguenza inizio a credere molto fortemente nella possibilità di poter studiare effetti visivi e di approdare negli Stati Uniti per poter poi lavorare in quel campo. Una cosa degna di nota durante il mio tempo all'Accademia dell'Immagine è che ogni volta che un nuovo professore entra in classe e chiede a ognuno di noi studenti cosa volete fare una volta finiti gli studi, la mia risposta rimane sempre la stessa, ovvero effetti visivi, mentre quasi tutti gli altri studenti danno sempre risposte aperte del tipo: ah, sono interessato a fotografia, ma mi piacerebbe fare il regista, ma sono anche preso dal montaggio. Credo che avere le idee chiare sul proprio percorso non solo ti dà forza interiore, ma ti aiuta anche a concentrarti meglio sul tuo obiettivo.
In una realtà provinciale come quella dove vivo e studio, però, non ripongo ancora fiducia in un lavoro in effetti visivi perché non conosco nessuno che faccia quel tipo di professione. Quindi lo vedo ancora come qualcosa di futile, che non mi permetterebbe di mantenere me stesso e la mia famiglia nel futuro. Gli effetti visivi a quell'epoca sono ancora un mestiere artigianale. In Italia in quegli anni si contano su una mano sola le scuole che possono fornire una formazione decente in quel campo. Anche chi lavora nel cinema e viene ad insegnare in accademia, non lavora in effetti visivi, di conseguenza non ho nessuno in Italia che possa spingermi e motivarmi ad inseguire quella professione. Durante il mio triennio in accademia mi iscrivo separatamente a un corso privato di 3D dove imparo l'uso di 3D Studio Max e piano piano mi inizio a muovere verso quel mondo. Approfitto di alcuni progetti e documentari in accademia per poter iniziare a introdurre il 3D nel lavoro accademico che sto seguendo. Per esempio, con alcuni compagni di corso giriamo un documentario sulle specialità dolciarie abruzzesi. Tutti gli intermezzi tra un'intervista e l'altra sono dei miei render 3D che taglio dentro il documentario. Allo stesso tempo ottengo certificazioni per la lingua inglese, che è qualcosa che è sempre stato il mio forte fin da piccolo, grazie ai tanti viaggi del mondo. E grazie al fatto che i miei genitori mi hanno sempre spinto a conoscere più lingue possibili. Nel 2008, una volta completato il corso di studi in accademia, decido di dover lasciare l'Italia se voglio davvero imparare gli effetti visivi una volta per tutte e farne una professione. Dopo aver ricercato approfonditamente quale corso di specializzazione sia il migliore per i miei obiettivi finali, decido di virare fermamente sul corso di 3D Animation Visual Effects alla New York Film Academy. Decido specificatamente per questo corso alla New York Film Academy perché copre abbondantemente ogni step, dalla creazione, quindi sceneggiatura e storyboard, alla realizzazione degli effetti visivi. Modeling, rigging, animation, lighting, rendering, compositing. E quindi mi permetterebbe di decidere su quali di questi steps poi orientare la mia carriera. Proprio in quell'anno, inoltre, la New York Film Academy apre una sede ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi. Mia madre, 14 anni prima, si era trasferita a Dubai, che dista un'ora d'auto da Abu Dhabi. Allora decido di inoltrare richiesta di iscrizione per il corso scelto alla sede di Abu Dhabi per stare un po' più vicino a lei. Ma poiché non hanno abbastanza iscrizioni in quel primo anno negli Emirati, la New York Film Academy mi risponde allora dicendo che sono stato accettato, ma che dovrò trasferirmi negli Stati Uniti per effettuare il corso nella loro sede di Manhattan, a quel tempo all'angolo di Prince Street e Broadway, nel cuore di Soho. E io che pensavo di crearmi una formazione negli Emirati e poi tentare e sfidare la fortuna nell'approdare negli Stati Uniti, mi ritrovo già lì a New York grazie a un colpo della divina provvidenza. Mi trasferisco quindi a New York a fine agosto 2008, pronto a cominciare questa avventura. Sono incredulo nel poter passare un anno della mia vita a studiare quello che tanto mi piace, in una città la cui elettricità te la senti scorrere nelle vene di giorno e di notte. Inizio le lezioni alla New York Film Academy pochi giorni dopo. E faccio velocemente amicizia con i fantastici compagni di corso. Mi ritrovo in un gruppo multietnico di giovani provenienti da tutto il mondo con la passione per il computer e le arti filmiche. Ed ogni giorno che passa è sempre meglio di quello precedente. Le risate e i momenti di divertimento fanno il pari con momenti di durissimo studio e difficoltà, di tante ore passate di fronte allo schermo del computer, ogni giorno e notte. L'approccio americano della New York Film Academy all'insegnamento però è fantastico, è interattivo, è coinvolgente ed è soprattutto molto formativo. Abbiamo professionisti del settore che ci vengono ad insegnare ogni tipo di disciplina e il fatto di poter finalmente parlare con professionisti americani in inglese e di imparare da loro mi fa sentire in un mondo con possibilità infinite. Un episodio divertente che mi accade durante quel periodo. La New York Film Academy ci faceva lavorare su bellissimi e potentissimi computer iMac. Dovendo acquistare un computer per studiare da casa e fare i miei homework in 3D, decido di comprare esattamente lo stesso tipo di computer che uso durante le mie lezioni con la New York Film Academy. Poiché le lezioni iniziano alle 8 del mattino, finiscono alle 6 di sera e poi abbiamo 3 o 4 ore di lavoro di laboratorio, posso andare a comprare questo iMac solo dopo le 10 di sera. Fortunatamente c'è un Apple Store sulla Fifth Avenue che è aperto 24 ore su 24.
Mi dirigo allora lì, compro questo costoso iMac e prendo la metropolitana, la Subway, per tornare ad Astoria, nel Queens, dove vivevo per i primi 3 mesi. Il problema è che alle 10 di sera sulla Subway ci sono poche persone e molte facce losche. Io ho questa enorme scatola bianca con il logo della Apple, accanto a me. E non voglio che questa scatola mi sia rubata, allora me la tengo ben stretta, ma stanco come sono, anche perché la scatola è bella pesante, ad un certo punto mi addormento sulla Subway. Mi risveglio con un colpo di panico, pensando che il mio iMac sia stato rubato, ma grazie a Dio è ancora lì. Il problema è che mentre dormivo la Subway è passata alla mia fermata, adesso siamo a 3 fermate dopo. Inoltre è l'ultimo treno della sera prima della manutenzione sulla linea, di conseguenza scendo in fretta e furia e devo farmi 10 o 12 isolati con questo benedetto enorme iMac che pesa come un macigno per tornare a casa nel buio più assoluto in mezzo a senza tetto che mi guardano storto. Solo il pensare a cosa sarebbe potuto accadere mi ghiaccia un po' il sangue. Per fortuna tutto bene, quel che finisce bene. L'anno alla New York Film Academy passa molto, forse troppo velocemente, per tutti i bei ricordi che ho, tutti gli insegnamenti ricevuti. Subito dopo essermi diplomato alla New York Film Academy, inizio a cercare ogni possibile opportunità per cominciare la mia carriera. All'inizio ho provato a cercare a New York City, mi stavo godendo la vita a Manhattan e volevo testare le acque lì prima di considerare un altro trasferimento. Sfortunatamente la città non aveva niente ad offrire in quel momento, parliamo del 2009, e soprattutto non aveva niente ad offrire a un artista junior entry level come me. Ironia della sorte, New York è una città resa famosissima soprattutto dai film, ma a quei tempi c'erano pochissime produzioni, sia televisive che cinematografiche, all'attivo in città. Continuo a cercare su Google ogni possibile apertura, giorno e notte, ossessionato dal trovare un lavoro il prima possibile, anche perché avevo un visto studentesco che mi garantiva un solo anno di lavoro dopo il termine degli studi alla New York Film Academy. Quindi avevo fretta di trovare qualcosa che mi permettesse di mettermi alla prova e possibilmente di ottenere un visto lavorativo professionale con scadenze più lunghe. Ho la fortuna di avere la mia prima intervista in assoluto con il capo del dipartimento 3D della NBC all'interno del Rockefeller Center. Indosso il mio vestito migliore, metto su un bel sorriso e vado a incontrarlo. Dopo aver guardato il mio portfolio, mi dà uno sguardo piuttosto dispregiativo ma divertente, aggiungendo che avrebbe preferito assumere qualcuno con più esperienza. Non scoraggiato dal primo rifiuto, devo mirare altrove. Avevo dalla mia appunto conoscere molti websites per trovare lavoro nell'entertainment americano, dove c'erano sempre molte offerte per internships o posizioni ad in ingresso non retribuite, principalmente al di fuori dello stato di New York, tuttavia. Seguendo il consiglio di uno dei professori del New York Film Academy, ripongo tutte le mie esperienze in alcune aperture in California e in attesa di una risposta. Mi dirigo al primo SIGGRAPH a New Orleans. Il SIGGRAPH è la conferenza annuale di computer grafica più grande nel mondo e vado lì per partecipare a una job fair, ovvero una fiera del lavoro, dove incontrare faccia a faccia quelli che da queste parti chiamano recruiters, ovvero reclutatori delle case di effetti visive, insieme ai loro produttori. Il viaggio in Louisiana non mi porta molta fortuna, tuttavia ho apprezzato i po' boy, ho esplorato la città e ho fatto un po' di networking. New Orleans è stato anche il luogo in cui ho incontrato Will Wright, l'acclamato game designer di SimCity e The Sims, appunto, il videogioco di cui ho parlato prima, il simulatore, di vita. Questi sono tutti i videogiochi ai quali ho giocato per anni durante la mia infanzia in Italia, quindi parlare con lui mi emoziona molto. E quell'anno Will tenne il discorso programmatico al SIGGRAPH. Una volta rientrato a New York, sono arrivate pochissime risposte alle centinaia di email che avevo inviato per domande di lavoro prima della mia partenza. Una di queste risposte era la richiesta di un'intervista per una internship nel cuore di Hollywood presso i Flash Filmworks Studios, fondati e gestiti da William Mesa.
uno dei più importanti supervisori agli effetti visivi che ha lavorato sul film L'Armata delle Tenebre, e per quel lavoro ha vinto un Academy Scientific Award, ovvero un Oscar per raggiungimenti tecnologici. Ho subito fatto le valigie per il mio primo viaggio in California e sono venuto qui a Los Angeles. Lo stesso Bill Mesa mi ha intervistato la mattina in cui sono atterrato e dopo avergli dimostrato il mio entusiasmo e la mia passione, mi ha chiesto quando potevo iniziare con loro. E lì sono rimasto senza parole. Mi ricordo che uscii dal suo studio e mi tremavano le gambe perché sapevo di aver dato il via al mio prossimo grande step, ma anche perché avevo appena realizzato che mi sarei dovuto trasferire ancora più lontano da dove vivevo a quel tempo, ovvero New York, e dovevo praticamente ricominciare un'altra volta una nuova vita in una nuova città. Quando la tua famiglia segue i tuoi progressi di fronte allo schermo di un computer a più di 10.000 km di distanza da dove tu sei, non è semplice essere un 25enne solo soletto in un posto che non conosci bene, dove non hai nessuno sul quale appoggiarti nel caso qualcosa vada storto. 10 giorni dopo essere tornato a New York per fare le valigie una volta per tutte, mi trasferisco sotto il sole caldo di Hollywood, pronto per cominciare il mio sogno nel luogo in cui i sogni possono davvero diventare realtà. Bill Mesa mi ha messo immediatamente sotto apprendistato, più specificatamente aprendo tutti i files dei vari tagli sui quali avevano fatto il compositing per il film Blood Diamond, che era stato consegnato poco prima che io mi unissi alla compagnia, e la magnifica serie HBO The Pacific, per cui Bill aveva appena vinto un Emmy. Vi consiglio di dare un'occhiata a The Pacific se non l'avete mai visto. È praticamente una serie che segue le avventure di una compagnia dell'esercito americano nella campagna asiatica pacifica della Seconda Guerra Mondiale. C'è un episodio di John Basilone, come potete capire dal cognome, di origini italiane. Lui era residente del New Jersey, se non sbaglio. Ed è un sergente al quale viene data la medaglia d'onore da presidente americano perché in una notte solo arriva a uccidere 38 soldati giapponesi. Tornando a quello che stavo dicendo prima, praticamente inizio a lavorare, ad aprire tutti i files che erano praticamente stati lavorati prima che io arrivassi e mi posso ancora sentire quelle emicranie mentre cerco di decifrare ogni singolo step del compositing su cui gli artisti prima di me avevano lavorato. Un'altra cosa della quale ero incaricato era di tenere pulita la cucina e far sì che il caffè fosse sempre caldo, che è un gioco da ragazzi per qualcuno all'Italia, no? Un giorno poi, Danny DeVito arriva in studio e chiede al suo amico e mio boss Bill un aiuto per finire i suoi cortometraggi per una serie web che stava girando da regista e attore a quel tempo. Bill allora mi chiede di aiutare gli artisti più anziani con del rotoscoping, che è il processo di estrarre manualmente oggetti o attori da un taglio, un'operazione molto laboriosa che va fatta fotogramma dopo fotogramma e che molte volte è la posizione con la quale gli aspiranti artisti mettono il primo piede nelle acque degli effetti visivi. Qualche settimana dopo, Bill Mesa si aggiudica circa 30 tagli per il film Clash of the Titans, Scontro tra Titani, il quale, excuse me, diventa il mio primo lavoro remunerato. Ed è lì che Hollywood è diventata davvero reale per me. Questi sono tre dei cinque tagli sui quali lavoro, i primi tagli in assoluto nella mia carriera. Un piccolo excursus che credo valga la pena parlarne. L'attività del cinema è basata su networking e soprattutto sul passaparola. Spesso per scalare i ruoli potresti anche dover iniziare con un ruolo poco remunerativo, ma allo stesso tempo che ti permetta di fare il primo passo per entrare nella stanza, la cosiddetta stanza, the room, di conoscere le persone giuste. Un chiaro esempio può essere l'assistente di produzione, dove sei fondamentalmente un runner, come lo chiamano da queste parti. Ovvero un factotum con compiti come l'acquisto di donuts, ritirare pranzo e cena per tutto il team, stampare documenti e mandare fax.
fino a quando non vieni a conoscere qualcuno che si fida di te e apprezza il tuo comportamento, la tua disposizione e ti rende un produttore associato junior. Questo per dire che non c'è mai niente di male nel dover iniziare con dei ruoli base o meno significativi. L'importante è appunto entrare in quella room e poi se lavori duramente e ti concentri nel migliorare e nell'imparare, la vita ti ricompensa in maniera meritocratica, specialmente quando ti trovi negli Stati Uniti. Da lì in poi mi muovo attraverso diversi studi di effetti visivi e riesco ad annoverare una sostanziosa serie di titoli nella mia filmografia lavorativa. Ho l'opportunità di lavorare su due film del regista Tyler Perry, il primo Four Colored Girls, su quale costruisco in 3D l'intero esteriore visibile dall'ufficio di Janet Jackson, guarda casa proprio in New York City. Il secondo, Medea's Big Happy Family, l'avvincente film drammatico Warrior con Tom Hardy e Nick Nolte, e il non così avvincente film Abduction, Riprenditi la tua vita, con Taylor Lautner e Sigourney Weaver. Il mio vero campo di battaglia nei primi 5 anni della mia carriera, però, quello sul quale mi costruisco veramente le ossa negli effetti visivi, sono le serie televisive. Collaboro a più di 40 serie televisive per un totale di oltre 230 episodi di ogni genere e tipo, sui quali ho l'opportunità di raffinare le mie capacità tecniche e artistiche e, come ho detto, farmi le ossa in un settore che continua a crescere molto velocemente. Nel giro di 4 anni, o 4-5 anni, ho la fortuna di lavorare su shows del calibro di Mad Men, True Detective, House, Castle, CSI Crime Scene Investigation, Agents of Shield, Revenge, NCIS, Hawaii Five-O, Sleepy Hollow, The Muppets, The Walking Dead. Questi sono alcuni dei miei più significativi lavori su alcune serie TV che ho selezionato. Sono giusto 4-5 tagli per far vedere cosa comporta a quel tempo lavorare su serie televisive. Questo, per esempio, è un episodio di Hawaii Five-O, dove c'è un elicottero che praticamente ruba un furgone blindato dalla scorta della polizia. Questo è uno shot per la serie TV Political Animals, dove praticamente viene girata Sigourney Weaver su uno stage e poi vengono girate le stesse persone in ordine differente. Su questo enorme prato e praticamente le metto tutte insieme e do l'illusione che lei stia parlando a una folla enorme. Questo è uno shot della serie TV della Disney called Labrats. Questo è invece un background replacement or better green screen compositing, come lo chiamano. Di Mad Men, dove Don Draper è girato su green screen qui, e noi poi praticamente mettiamo il background, lo sfondo, e facciamo color correction e tutto quanto per integrarlo e per farlo sembrare come se tutto fosse stato girato praticamente con la stessa macchina da presa. E questo praticamente è il compositing, appunto. Questo è un taglio della serie Houdini con Adrien Brody, una serie per History Channel. Praticamente, come visto prima, stessa cosa dove praticamente vengono girate le stesse persone in diverse punte di questo, diverse zone di questo ippodromo e poi praticamente le metto insieme io in compositing. E questa è una driving comp come quella di Mad Men, della serie TV True Detective. Le serie televisive però non sono la punta di diamante nel settore al quale ambisco. Questo perché a causa del turnaround, ovvero il tempo tra l'arrivo degli episodi negli studi di effetti visivi e il ritorno all'emittente per la messa in onda finale, non c'è abbastanza tempo per raffinare gli effetti visivi ed elevarli allo stesso livello di quelli di un film. Lavorare su film carichi di effetti speciali è il mio obiettivo in quel momento perché mi permetterebbe di avere a disposizione dai 4 ai 6 mesi e curare ogni minimo pixel di ogni taglio che mi viene assegnato.
Purtroppo quell'obiettivo è frenato dal fatto che con un visto lavorativo che richiede l'assunzione per un lungo periodo di tempo, nessuno studios se la sente di assumermi perché non hanno la certezza di poter avere abbastanza lavoro da offrirmi, excuse me, per tutta la durata del visto. Di conseguenza devo rinunciare a molti progetti di alto livello che mi vengono offerti. Questa storia va avanti e indietro per 5 anni. Fin quando un giorno di settembre ricevo una chiamata per lavorare su un piccolo grande film chiamato Guerre Stellari, Risveglio della Forza. La chiamata dalla Bad Robot, la casa di produzione di J.J. Abrams, mi arriva nel momento in cui meno me l'aspetto, ma più ci spero. È il coronamento di un sogno iniziato nel momento in cui ho visto Star Wars per la prima volta. È un po' un risveglio della forza anche nella mia carriera per tutti i sacrifici fatti e per tutte le volte che ho detto: un giorno voglio lavorare su Guerre Stellari e sentito dire che sarebbe stato impossibile. E così inizio 3 mesi di lavoro che eventualmente mi cambieranno la vita. Bad Robot decide di collocare il nostro team di effetti visivi all'interno dei Walt Disney Studios a Burbank per l'importanza e la segretezza del progetto. E riceviamo settimanalmente emails da parte di JJ che ci chiede di ringraziare le nostre famiglie per tollerare le lunghe giornate di lavoro, 12 ore al giorno, inclusi weekend, che ci tengono praticamente lontani da casa per finire in tempo questo sequel della nuova trilogia così tanto desiderato dall'audience in tutto il mondo. I nostri uffici di produzione sul lot della Walt Disney sono collocati esattamente di fronte al famoso teatro di posa chiamato Stage 3, dove nel 1954 girarono 20.000 leghe sotto i mari. Uno dei tanti miei film preferiti e all'epoca il film più costoso nella storia del cinema, a causa proprio degli effetti speciali, e dove nel 1964 girarono Mary Poppins. I Walt Disney Studios sono adornati di posters e decorazioni che riguardano il film su quale stiamo lavorando, ed ogni persona che incontriamo alla mensa Disney ci chiede di svelare qualche particolare della sceneggiatura del film. Noi ovviamente non possiamo dire niente. Sono 3 mesi nei quali cammino sulle nuvole, sin dal mattino, quando salgo sulla mia moto per andare al lavoro, fino a notte inoltrata quando sono sulla freeway per tornare a casa. Alla fine della post-produzione, Disney ci dedica una proiezione del film tutta per noi della Bad Robot, un giorno prima che la pellicola venga rilasciata in tutto il mondo. Nel momento in cui nei titoli di coda arrivano i nostri nomi, vedo una quantità enorme di popcorn saltare in aria nella sala ed urla di ogni tipo. Un quotidiano nella mia città mi dedica inoltre un bellissimo articolo. Guerre Stellari sbanca il box office mondiale e diventa l'episodio della serie con il maggior incasso, il film con il maggior incasso in Nord America, il film con il maggior incasso del 2015 e il quarto film con il maggior incasso di tutti i tempi, nella storia del cinema, con un lordo mondiale di oltre 2 miliardi di dollari. È un utile netto di oltre 780 milioni di dollari. Inoltre, il film viene nominato all'Oscar per i migliori effetti visivi e vince il BAFTA, British Oscar, l'Oscar praticamente inglese, e anche il Visual Effects Society Award per tutti questi premi per la stessa categoria praticamente. Queste sono alcune delle tante statistiche e dei tanti raggiungimenti che convincono nel 2016 il governo americano a darmi la green card, ovvero la carta verde, per, come lo chiamano loro, straordinari meriti professionali, in quanto parte di un progetto del genere. Divento così un residente permanente degli Stati Uniti e per me è un altro enorme traguardo che considero raggiunto tramite la passione per i film e il computer e il duro lavoro senza mollare mai. Questa è una foto dei nostri supervisor mentre ricevono il BAFTA a Londra. Da lì in poi la strada diventa in discesa perché, essendo libero da visti di lavoro e potendo lavorare senza restrizioni migrative e come un normale cittadino, inizio finalmente a essere arruolabile su progetti che una volta non potevano essere presi in considerazione. Ho la fortuna quindi di far parte del team in-house dei Marvel Studios per Spider-Man Homecoming. Questa è la foto di gruppo realizzata in occasione della chiusura della lavorazione di 6 mesi sul film, con il regista John Watts al centro, con il suo puppy, col suo cane, e la produttrice esecutiva dei Marvel Studios, Victoria Alonso, in alto a destra.
e lavoro per diverse volte presso gli studios della Sony, dove ho l'opportunità di ritrovare la Ecto-1 dei Ghostbusters usata nel primo film. Ho inoltre la fantastica opportunità di lavorare con i leggendari studios californiani Digital Domain, che in passato hanno vinto 3 Oscar per il loro lavoro sugli effetti visivi di Titanic, Al di là dei sogni e Il curioso caso di Benjamin Button. Con Digital Domain lavoro su Avengers Infinity War e più precisamente sulla scena del confronto finale tra Thanos e gli Avengers nella foresta di Wakanda. I miei tagli diventano momenti significativi del film e vengono specificatamente mostrati ai membri dell'Academy durante la sottomissione per le nominations agli Oscar. Infinity War riceve candidatura all'Oscar e BAFTA per gli effetti visivi. Arriviamo così alla fine del 2019, quando Netflix mi chiede di guidare un team di artisti di effetti visivi per il proprio dipartimento interno in-house, sul primo musical con azione dal vivo che hanno appena finito di girare a Londra. Il film si chiama Jingle Jangle, un'avventura natalizia, ed è stato rilasciato su Netflix un mese fa. Il nostro team ha trascorso i primi 5-6 mesi sulla post-visualizzazione, concentrandosi sul secondo e terzo atto del film, vale a dire la sequenza di Magic Man G e la sequenza di fuga dal tunnel. La pandemia è scoppiata proprio mentre abbiamo iniziato a lavorare sui tagli finali a febbraio 2020 e come molte aziende abbiamo dovuto trasferirci a lavorare a distanza da casa per il resto del progetto. Con il nuovo cambio di scenario mi è stato chiesto di assistere i nostri produttori per l'acquisto di una postazione di lavoro per il regista del film, David Talbert, in modo che David potesse rivedere e approvare tutto il lavoro da casa. Una volta che la produzione ha acquistato questo computer, lo hanno spedito a me e dopo praticamente averci lavorato una settimana sopra per configurarlo, vado a casa di David per installarlo. David visionerà ogni giorno per oltre 5 mesi tutto il lavoro fatto sull'intero film tramite quel computer. E così come ho iniziato questa presentazione parlando della mia passione per il computer, che si è sposata alla passione per il film, così concludo appunto parlando di come computer e film continuano a spingermi giorno dopo giorno. Questo piccolo filmato è la mia reel aggiornata all'inizio di quest'anno e contiene i miei più significativi lavori filmici fino ad ora. Grazie per l'attenzione, ancora grazie a Bright Festival e alla New York Film Academy per avermi invitato a condividere il mio viaggio. Black Widow coming up. Wait, and you're telling me this now? That projector is evidence. It's going to tell people what we're doing and how we're doing it. I am trying to fool 7 billion people here, including Nick Fury, who happens to be the most paranoid and most dangerous person on the planet. And if he catches on before I've killed him, then he will put a bullet in my head. And nobody wants a bullet in their head, right? Are you kidding? This one can help. Not a man. A Terminator. She's sick or something. Spero che la presentazione sia stata di vostro gradimento. Non credo ci siano domande, quindi voglio ringraziare ancora il Bright Festival, Diana Santi e la New York Film Academy per
per avermi invitato. Ciao.